Siamo andati nel 1957, caldissimo ricordo, del 1957 con erbe altissime, a fare tutto il piano oro di Camarina e abbiamo individuato 10 punti nei quali qualcosa ci poteva essere. Bene, sono stati tutti e 10 fruttuosi, ma una delle scoperte più importanti fu la famosa torre sul Libari. Questa torre sul Libari che mi ha dato poi, l'ho pubblicato più volte, e mi ha dato il senso di quello che fu la tragedia dei camarinesi nel 405, quando furono obbligati a ritirarsi su Siracusa davanti ai puni che avanzavano. Perché nello scavare quella torre io vi ho trovato, intanto era stata riempita di grano, ma vi ho trovato il fondo di una coppa attica. Capite che quando Di Stefano mi dice, caro professore, la sua torre se ne sta cascando a mare, beh, insomma, veramente resto basito, resto addolorato, non perché sia la mia torre, ma perché è Camarina, perché resta una delle centri più importanti archeologicamente parlando della Sicilia. Ma c'è un museo meraviglioso, delizioso, curato, ma come si fa? Amici miei, io voglio dire una cosa, come ho fatto io a fare di Ragusa una provincia archeologica? Con i soldi vostri, con i soldi nostri. Cioè, a un certo momento, ma mancano 50.000 euro, ma è possibile che non ci sono 100 persone che possono mettere 500 euro ciascuno? Le prime le metto io e li diamo qui alla fondazione. È possibile che non si possano trovare questo, mentre questa regione è latita? Il comune non ha i soldi, la provincia non ce l'ha. Possibile che le banche che mi hanno aiutato per fare il comune non possono, certo, no, per fare la vita, la vita. Abbiamo.